Bentrovati, Juventus, una signora per due, buona domenica, fra due orette circa la partita, due ore. Ezio, come stai? Tutto a posto e niente in ordine, come al solito buona domenica, buona fine domenica a tutti, speriamo che sia migliore poi quando si concluderà davvero e sappiamo perché. Cosa ti aspetti stasera? Mi aspetto un ritorno alla vittoria, sinceramente, non mi aspetto granché sotto il profilo della prestazione, mi aspetto i tre punti. Me li aspetto anch'io, non è un'avversaria invalicabile, no? Diciamo. Beh, diciamo che l'ultima volta, non è trascorso tanto tempo, da quando siamo andati a visitare Empoli. A visitare l'Empoli, ne uscimmo con le ossa non rotte ma addirittura frantumate, ricorderai quel maledetto 4-1 di una partita giocata a ridosso della comunicazione dei 10 punti di penalizzazione. Esattamente. L'arbitro sarà lo stesso. Sì, lo sarà lo stesso, guarda, ecco, un po' tu. Speriamo che il risultato veramente, ecco, sia diverso, magari anche al contrario questa volta. Poi sappiamo perfettamente, come molti vogliono insegnarci, che la rosa della Juventus è abbondantemente inferiore a quella del Bologna, sì, dell'Empoli, certo, per cui sappiamo. Ecco, solo e soltanto un miracolo dell'unto di Opal potrà farci uscire da Empoli indenni. E però oggi dobbiamo ricordare obbligatoriamente un grande calciatore, il mio capitano, per classe, per eleganza, per i silenzi che però esprimevano tanto, Gaetano Scirea. Arrivò a questa comunicazione, purtroppo lui era, la storia la conosciamo, un osservatore, in quel caso lì, capitò purtroppo. E fu veramente un'atroce disgrazia. Un brutto colpo, Massimo, anche perché oltre a essere stato un grandissimo calciatore, il più grande libero che io ricordi, perché né chi lo precedette e tantomeno quelli che vennero dopo, a mio avviso, raggiunsero il suo ineguagliabile livello di completezza, sempre espressa, oltre che con classe, stile, senso, acume tattico, con una correttezza assolutamente esemplare. Ma oltre al giocatore, era la persona ad essere di assoluto spessore e valore. Io credo che il calcio, la società odierna avrebbe tanto, tanto bisogno sia di professionisti che di persone di quel calibro, di quell'educazione, di quel senso dei valori della vita che oggi pare si siano purtroppo persi. Credo che oggi sarebbe anacronistico, non so neanche se amerebbe partecipare, potesse amare dibattiti di quel tipo, il calcio urlato, l'informazione buttata a vanvera, non credo, però non possiamo saperlo, non possiamo dirlo. Resta un calciatore, un simbolo che dovrebbe essere preso ad esempio da molti, ma così non è. Che non è mai una parola poi riposta, mai un foul, forse è ammonito una volta da quello che sì, mai espulso. Ma vedi, Massimo, l'atteggiamento era questo. Indipendentemente dal pedatore, che comunque a mio avviso ha espresso in modo, ecco, sublime, anche con i suoi silenzi, la quintessenza di quello che era davvero lo stile Juve quando ancora esisteva e quando la Juve non era ancora JJ. Però mi piace sottolineare il valore della persona, perché Gaetano Scirea era una persona che migliorava quelli che stava, anche solo con la sua presenza, migliorava quelli che gli stavano vicino, fossero essi in spogliatoio o nella vita di tutti i giorni, per strada, nei negozi, negli uffici, sui marciapiedi. Ci vediamo più tardi, tra primo e secondo tempo, come sempre.
Buona serata a tutti, buona prepartita. Buona serata, buona partita a tutti, ci vediamo dall'intervallo. Auk.